2 aprile Feltrinelli Portanova a Torino, bentornato qua. Eh sì, perché già ci siamo visti durante il primo firmacopie del primo disco, però adesso sto un po' meglio rispetto all'anno scorso, per fortuna. Gli esami erano andati bene, abbiamo parlato anche di quello. E sì, oggi... altri esami sono andati bene. 25 marzo è uscito A Verità, ne voglio parlare con te. Ma è uscito questo album abbastanza interessante dal mio punto di vista, con 18 tracce e appunto viene da un'esperienza mia in studio con dei musicisti, con dei testi insomma più maturi rispetto ai testi dell'album passato, insomma ci abbiamo provato. Bene, un sacco di collaborazioni importanti, nomi grossi, citane tu qualcuno così non facciamo torto a nessuno. Ma da ricordare c'è Enzo Avitabile, Federico Zampaglione dei Tiro Mancino, Eros Tramazzotti per quanto riguarda la musica d'autore. Poi per quanto riguarda le collaborazioni della scena rap e pop, un rapper come Noiz Narcos, Sensi, Clementino, Nitro, Gemitaiz, Mad, me ne partirei con praticamente un alfabeto di ospiti, Nazo, Raffaele Zoa. E quindi diciamo, per quanto riguarda le collaborazioni non ci siamo fatti mancare niente. Alcuni ironicamente mi hanno detto fallo qualche featuring ogni tanto. Ecco, fra l'altro mi è piaciuta molto la frase che ha detto Ramazzotti: ho rivisto il me stesso da giovane, agli inizi. Questo... Magari li facessi io i 30 anni che ha fatto Eros. Sono onorato che insomma ha pensato questo di me. Comunque a 19 anni poter collaborare comunque con artisti già affermati nel panorama internazionale è una bellissima soddisfazione. Arrivi anche da Sanremo, vuoi dirmi due impressioni? Ovviamente è stata la grande, acclamatissima vittoria, tra l'altro con un testo impegnativo anche per la tua età. Sì, è comunque un testo di denuncia, un testo abbastanza sociale, ecco, un conscious rap che comunque è andato abbastanza bene su quel palco. È comunque una versione inedita, il rapper, soprattutto il rapper di giù con l'accento napoletano, è stata un po' una rivoluzione, ecco. Fortissimo sui social network, 500.000 su Facebook, 50.000 passa su Twitter, milioni di visualizzazioni. Come dissi una volta, 5 milioni di view, magari in tasca, nel senso che ovviamente sono contento che sto il porto sui social, insomma mi danno una grande spinta. Bene, poi fra l'altro in amicizia ti vediamo straimpegnatissimo, corri a destra e a sinistra con tutto il tuo staff. Com'è il tuo presente? Di corsa? Ma di corsa sì, per fortuna ogni giorno ci impegniamo, siamo ogni giorno in una città diversa e quindi questo ti fa stare sempre di corsa appunto. Però non ho chiesto non ho chiesto nient'altro che questo, quindi sono molto contento e orgoglioso di fare questo lavoro, di avere questa passione. Di questi firmacopie la frase che ti senti dire maggiormente o che ti ha colpito più spesso? Rocchi è sfunnato all'Ariston, questa qui è la più ricorrente, non solo al sud, anche a Bologna, Torino, anche al nord, a Milano, ho ricevuto questo complimento, è sfunnato all'Ariston, è diventato un po' anche il motto. Bene, vogliamo parlare dei tuoi eventi live, stai preparando qualcosa, qualche tour, vogliamo parlare un po' anche dei riferimenti dove possono tenersi aggiornati. Ma sì, i fan possono tenersi aggiornati sui miei social, la pagina Facebook Rocco Hunt Official, poi su Twitter Rocco Hunt, Instagram Poeta Urbano, diciamo è facile trovarmi sui social e lì si può restare aggiornato su un tour che inizieremo a fare molto molto presto, insomma, non so. Aspetta ancora quando. Un'estate caldissima. Sì. Speriamo. Ci puoi già dire qualcosa? Ma sicuramente saremo impegnati per quanto riguarda i live nei vari festival in giro per l'Italia, quindi speriamo bene. Speriamo bene. Ormai è consuetudine, ci conosci, il microfono, un saluto a modo tuo agli amici di Formisic TV a casa. Yes, I, o nome Rocco Hunt e chi se o nome Romì, un saluto a tutti gli ascoltatori di Formisic TV e non sai o frate, Rocco Hunt, telecamera, gaming quadern, sai in coppia i pacchi, i pacchi se la carne, yes, I. Grazie mille, gentilissimo.